Salve a tutti, buonasera. Stasera ho giocato con il mio amico Giorgione a Yu-Gi-Oh! Giustamente avete giocato il mazzo degli dèi. Giustamente. Pendless deck, ho detto, ma perché non... Come dice il nostro maestro Triff. Esatto. Perché non girare la lista? Esatto. E quindi partiamo. Allora, 40 carte, giusto? 40 carte perfette, esatte, giuste e giuste. Perché vai. Pendolo vuole tre soli. Esatto. Allora, giochiamo il 3 per di Ignis Phoenix. Lui è quello che, se viene spaccato, porta Draco Assassino da mazzo e lo tratta come tuner. Solitamente porterà questa. Ok. Perché questa, quando viene specialata dal mazzo, aggiunge una terreno qualsiasi. Poi scarta una. Fortissima, la carta più forte del mazzo. Può andare letteralmente qualsiasi terreno. E lei fa anche da starter del mazzo. Perché se c'è un'altra scala che sia Mage Spectre o Draco Assassino, lei cerca Draco Assassino, che ha un nome diverso dall'altra scala, e poi e te lo aggiungi in mano. Poi puoi spaccare una delle due scale. Quindi se hai lui nell'altra scala, si fa partire tutto. Esatto. Partire tutto. Perfetto. E poi si giochi il 3 per di lui. Ovviamente. Dynamite, se aspettate che lo metto un po' in mezzo. Sì. Lui è quello che, se c'è un'altra scala Draco Assassino, la speciala sul terreno. Perfetto. Quindi a posto. Easy. Lui, come non giocarlo? Vabbè, un altro pendolo, spacca uno, cerca uno. Più uno gratis. Mono di Master Pendulum. Lui lo gioco di mono, solitamente io vedo che tanti lo giocano a 2 per, però secondo me io non ci vedo l'utilità a giocare a 2 per, onestamente. Sta bene così. Sta bene così, più che altro sì, locali, se ti serve proprio una scala bassa che non è l'altro mostro che vi farò vedere dopo, però solitamente non locali mai, perché come scala bassa è meglio lei. Beh, sì. Però ci sta magari come consistenza, dici, esatto. Giocare uno in più. Ok. E più che altro poi magari lui lo porti anche di Prominence a fine combo per farti il sigillo ieratico. Perché è drago, giusto? Esatto, giusto. Perché è un tipo drago. E questo per il reparto Draco Assassino. Che è la parte ciotta del mazzo. Esatto. Poi abbiamo la parte carina del mazzo. La parte altra pedra del mazzo. Tre per di Bumbuku che cerca lei. Targettabile. Milioni di euro, va bene. Targettabile indistruttibile come tutti. Da sera ti tira venere, bene, tu dici non lo puoi fare. Non puoi, non è vero. Non lo puoi fare. Non l'hai fatto. E poi se ce l'hai in mano, tiri lei, non ti posso targettare anche e basta. Lei, 3 per, normal migliore del mazzo. Poi la seconda normal, che è quella peggiore, che lui ti cerca mostro artista amico o dice da mazzo. Solitamente lui, con lui portiamo il 3 per, portiamo lui, come non Beh, portare certo. Lui ti cerca lustro pendolo, ti cerca maestro pendolo se ti serve, ti fa loopare Mr. Prominence se ti serve, fa tutto sta carta. E poi giochiamo il 3 per di questa carta dell'espansione nuova. Questa carta qua è fortissima, perché prima di tutto è una scala bassa che già, esatto, che il mazzo ne ha bisogno, pecca tantissimo di scale basse. Ok. Lui cosa fa? Lui può targettare un mostro occhi diversi nel cimitero, aggiungere la mano e spaccare se stesso. Ok. Questo perché è rilevante? Perché giochiamo lui. Ok. Lui, se c'è un mostro dice che viene spaccato nel terreno, speciale dice da mazzo, cimitero o mano. Esatto, quindi... E porta lui. Lui fa fusione con mostri pendolo, anche delle scale pendolo. Fusione per mostro dice. Esatto, okay. Fusione per mostro dice, che porterà ovviamente... Vabbè, abbiamo la carta di archetipo più forte del mondo. Un Omni-Negate. Vortex, carta potente. Esatto, come Perfetto. Avete capito... In questo mazzo non si gioca Baron, si gioca lui al posto. Perché siamo poveri, ma siamo poveri con stile. Poveri con stile, però a me è molto consistente. Beh, in realtà sti cazzi, comunque stai tradando due brick per altre due brick, non esatto, è che cambia molto. È la stessa cosa. Esatto. Cioè l'unica cosa è che al posto di questo, nella versione Baron, giocherai tra Ferri. Che schifo Ferri, vai avanti. Che schifo mica tanto. No, che schifo. 60, carta dei meno, 60 euro. Mio padre in Cristo, eccolo qua. Oro di astrografo, perché è forte, è un extender.
se, lo capita, se ti capita in mano sti cazzi, sei contento. Poi lui, anche se è un livello 7, tu dici è un livello 7, non è un livello 4, in realtà lo puoi tributare per fare Dynamite. Esatto, quindi quindi in realtà è il meno dei problemi il fatto che sia un livello 3-7. E per di più, se c'hai già gli extender necessari in mano, puoi anche portare Beyond the Pain, se proprio ti sei davvero. Che schifo, Esatto, non fa mai cagare. Quindi questo è il repartino ad Ice, extender, Performa, Pal, Magician, cazzi, tutto. Esatto. Poi, buono di lui. Questo lo portiamo di pallina, giusto? Questo lo portiamo esattamente di lui. Perché lo può speciare da mazza e tra l'altro ovviamente lui rimbalza, sì, canta, sì, 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 scoperta sul terreno, ti porta lui che impedisce di evocare da special da extra, a meno che non giochi a Morfago. Se giochi a Morfago, tanto di cappello. Sono fortissimo, esatto, sì sì sì. E poi te lo proteggi con il numero 38. Esatto, o lo proteggi con il numero 38. Oh, giusto, è vero che tu di archetipo hai... lui. La carta perché finché lui è sul terreno lui è Dynoster Power, esatto, ok, finché lui resta sul terreno, solitamente lo cala in difesa perché è 2950, sì, i mostri pendono non possono essere distrutti in battaglia neanche in effetti la carta, ok. E quindi lui è gli altri dici mostri pendulum, quindi lui non è pendulum, ma sì, lui lo può spaccare tranquillamente, però è come il numero 38, devo tarti prima lui per rotarti la lotta. Esattamente. Okay. Esattamente. Poi per finire il resto del mazzo giochiamo tre bestia, giochiamo doppio magna, molte monodruisur. Lui è forte perché ti cerca le scale come lustro pendolo e master, ti cerca anche Odise Revolution Drag. È vero, sono draghi. Volendo si potrebbe, sì, no, giocare tre Magnemut, probabilmente dovrei togliere un'altra carta dal mazzo, però non lo so. Si potrebbe vedere di giocare anche a tre lui, perché è forte. Sì. Lui è quello meno forte di giocare. Poi, magia. Finito il reparto mostri, giochiamo tre per di carica di Foschia. Questa qui solitamente viene giocata in due per o anche in monocopia addirittura. Io a me sinceramente invece giocarla a tre, perché io Dynamite lo voglio vedere. Ci sta, perché Dynamite ti speciala l'altra scala del mazzo. Poi tra l'altro questa carta, quando Dynamite lascia il terreno, te lo raggiunge in mano. Dai, ok, sono tutti e due gli effetti obbligatori, quindi la puoi attivare soltanto se i target nel mazzo, e anche l'altro effetto di aggiungere da extra è obbligatorio per forza. Ok, quindi sì. Poi vabbè, tre per triple tactics, vabbè, questa carta difensiva ci sta, sì, visto che il meta di adesso è Avnis, Kelbeck e quant'altro, chi più ne ha più ne mette, entra, paga go, peschi due, guardi la mano del tuo avversario, rimischi nel mazzo. Ci sta sempre, insomma. Non è quasi mai morta. Poi se proprio muore, al massimo la scarti di Pegaso. Sì, sì, sì. Da counter per Selin, poi nel cimitero. È comunque utile. In qualche modo un'utilità la, esatto, si trova, esatto, esatto. Mono di Reinforcement of the Army per aggiungere lui. È guerriero. Ah, attenzione. Ok. Si potrebbe giocare volendo Durendal. Sì. Però va bene così. Durendal richiede un muso sul terreno. Poi lui non è propriamente il migliore di tutti, quindi ho preferito. Non è che ti serve proprio a darlo subito. Esatto. Quindi va bene, ci sta. Mi gioco mono di questa. Poi, ovviamente, come non giocare? Il terreno spacca, aggiunge Dice, fa tutto praticamente sul terreno. E ti aggiunge occhi diversi. E solitamente andiamo ad aggiungere lui. Mm-hmm. Perché lui ti ha da qualsiasi altra cosa. Quasi, ok. Sì. E poi vabbè, lui ce l'hai nel cimitero. Quando hai lui sul terreno, targetti lui nel cimitero, te lo riporti in mano. Così si attiva il suo effetto che porta lui da. Sì. Ci sta. È quello il motivo per cui viene giocato. E l'ultima mono è colpa di mano meno importante. Ah, attenzione, mi aspettavo un altro terreno di main, ma no, io l'altro terreno di main non la gioco, più che altro che se non mi capita il matchup dove mi serve la seconda terreno e la vedi in mano è un brick. E diciamo che è più teccato per il local in generale, sì, che non per un
per un regio. Allora, sicuramente se dovessi andare regionale o quant'altro metterei di provare di main, a prescindere appunto. Sì, cioè, a parte quello non c'è altro da aggiungere, penso, sta classe. Ok. Sì, no, beh. Sì. Cioè, porti Necrova, metteresti. Questa la cambieresti con Necrovalle. Certo, sì. Volendo il terzo Bestial, il terzo Magnum, volendo si può sostituire una copia di questo. Buono. Sì. Però... giochi a due, abbassi un po' la consistenza, ma hai più carte. Però per contro tier serve tanto. Sì. Extra deck, allora. Prima di tutto partiamo con le carte obbligatorie. Sì. E così. Allora, lui è l'omine che di mazza. Ci sta. Lui lo cani nella combo, speciale da cosa sino da mazzo, da cimitero umano. Mm-hmm. Quindi extender, roba varia. No, poi, once per turn soft, per, ricordiamo esatto, tutto. Perché dopo c'è un'altra carta che vi devo mostrare, che fa tutte cose simpatiche in questo mazzo. Lui ovviamente serve per proteggere Acide sul terreno. Certo. Anche se la maggior parte delle volte cali 38, però. E vabbè. Fa extend, la protezione. Però. Lui extend, ovviamente extend, certo. Speciale da extra deck, un mostro d'acqua assassino. Ovviamente, essendo che tra extra deck, devi avere una zona libera. Puntata da un mostro link oppure la zona mostro extra. Certo. E lui direi che è la star del mazzo. Vabbè, lui cosa speciale da mazzo? Speciale d'acqua assassino da mazzo. Il mostro che speciale non può essere usato come materiale sincro. Vabbè. Wow. Poi spacca una qualsiasi carta pendolo, sia che sia scala, sia che sia mossa sì, sul terreno. E shuffla. E rimischia nel mazzo senza targettare. Tra... forte. Poi quando nei due lo fai due volte. Lo lupi 3000 volte con Odaise. E quant'altro. Sì, la board dell'avversario facciamo. Carina. Poi. Quindi Axis Code non si gioca. Staple rapidamente giochi, ovviamente. Vabbè, pallina. Fammelo trovare. Due di loro perché ok, Beyond the Pendulum perché sì, va bene. Sì, più viene negato fai scali il secondo. È vero perché non è hard, è vero. Spectre, Augusta contro Flander. Certo. Dweller perché è Dweller. certo. Sì. Poi numero 38. Come sopra, certo. Perché numero 38. Poi, vabbè, Celine con Box Stand. Certo. Apollosa che la Cali sia la tua mano è una merda, che è strano da dire. Beh, ci sta, però comunque è negate. La Cali però se è la tua mano è una merda. Ok. Dai, del mondo strano, perché purtroppo questo mazzo sì, non gioca out a mostri non target, a mostri non, grossi. Non effetti da effetti di carte e... Sì. Sta. Va bene, so che nel meta non vengono giocati. Beh, ok, uno ti gioca Ignister al local, glielo tiri via. Ci sta. Ok. E vabbè, e poi la carta più forte del mazzo. Zelantis che sostanzialmente bounce tutta la board. Esatto. E quindi resetta tutti i mostri, perché quando rientrano sono mostri lui nuovi. Lui lo evochi, bandisce tutti i mostri sul terreno. Tra l'altro li può riposizionare come vuoi, quindi okay, quelli dell'avversario li può riposizionare anche face down. Perfetto. Per non fargli ovviamente riprendere gli effetti, certo, che sono soft. E lui cosa fa? Te li riporta indietro. Ok. Bandisce e li riporta indietro. Quindi resetta tutti gli effetti soft. E quindi vabbè, quindi qui in sto mazzo ci puoi rispecialare di nuovo Ignis da mazzo con Ignis, certo, Promise. Puoi rimischiare nel mazzo una carta sul terreno avversario spaccando una carta pendola. E così via. Esatto. Insomma, carta molto carina e simpatica. Carta fortissima che va giocata assolutamente in sto mazzo. Beh, bene. Qualche considerazione? Allora, qualche considerazione, direi che mi trovo molto bene con il mazzo, direi che è parecchio consistente, anche se ogni tanto vedi mani che non ti piacerebbe un po' vedere. Però diciamo che going first, se non sei, se viene interrotto, se è la fine. Interrotto, ti piazzi giù Vortex Dragon, Seal, numero 38, Zerantis, e tu verso la parte. E ciao, sì, se dove sarò piange nell'angolino, confermo, è successo. Perfetto. Grazie mille. Grazie a te, Giorgio. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.